La fontana del Mosè fronteggia la facciata di Santa Maria della Vittoria. Progettata da Carlo Maderno, la sua cupola esternamente è composta da un ottagono in muratura, un tetto di tegole e un lanternino molto semplice. Al suo interno, il trionfo della Madonna sulle eresie e la caduta degli angeli ribelli. Le decorazioni di Gian Domenico Cerrini, volutamente festose, simboleggiano la vittoria dei cattolici sui protestanti del 1620 a Praga. Una chiara allusione rappresentata dai pennacchi dove degli angeli sostengono trofei di armi. L'immagine di una Madonna con bambino fu ritenuta fautrice di quella famosa vittoria. La sobria facciata di San Bernardo nell'omonima piazza. Un tempo parte integrante delle terme di Diocleziano, fu trasformata in chiesa nel 600. Dotata di un unico finestrone centrale che col tempo fu ricoperto da un lanternino a vetri, la sua struttura ricorda quella del Pantheon. Comunemente chiamata San Carlino, la chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane è opera del Borromini. La sovrasta un leggiadro lanternino che culmina in cinque cornici con sfera e croce. L'interno, molto sobrio, è caratterizzato da cassettoni a forma di esagoni, croci e ottagoni, che si incastrano perfettamente tra loro. Nei pennacchi dei rilievi di stucco raccontano la storia dell'ordine dei padri trinitari scalzi. L'ultima cupola di questo spicchio di città appartiene a Sant'Andrea al Quirinale, creazione del Bernini, che realizzò un capolavoro di architettura sacra barocca, fu commissionata da Camillo Panfili. La cupola, inglobata in un tiburio con contrafforti, è sormontata dalla classica lanterna con colonnine abbinate. Ghirlande e costoloni dorati ne caratterizzano l'interno. Tutt'intorno, angeli e martiri salutano l'ascensione di Sant'Andrea.